E qui c'è la stampa del progetto del ponte originale, che poi è stato ristrutturato ma in modo leggermente diverso da quello che era il progetto originale di figura. Dario chi è? Dario. Dario Pisanti. E Mattia. Vorrei che spiegassero un po' e ci raccontassero in che consiste il progetto che hanno. Allora, io innanzitutto tengo a ringraziare a nome di tutto il team questo prezioso riconoscimento che ci avete dato, che interpretiamo come appunto riconoscimento di un movimento, se vogliamo, un orientamento appunto di carattere culturale, artistico, apolitico, dato, ci tengo a dirlo, a tre studenti italiani. Siamo napoletani ma siamo anche italiani e ci tengo inoltre, prima di dire qualcosa sull'esperimento, a presentare a venire qui anche un altro collaboratore nostro che adesso è andato a far parte appieno nel team, che è Francesco Musella. Proverò brevemente a dire quello che abbiamo fatto. Come è stato spiegato in precedenza, abbiamo partecipato, siamo inizialmente stati tre studenti appunto che hanno deciso di partecipare a una competizione internazionale indetta da una compagnia spaziale indiana di Bangalore, che appunto istituito appunto questo concorso diretto a studenti under 25 per realizzare un esperimento da inviare sul suolo lunare. Quindi un esperimento il cui obiettivo fosse quello di creare qualcosa, ideare qualcosa che potesse contribuire al miglioramento della vita dell'uomo sulla Luna. E quindi Mattia in realtà è venuto a sapere per primo di questa competizione, ha chiamato me, che ci siamo conosciuti durante un'altra competizione spaziale, e abbiamo deciso di mettere appunto un team in cui è andato a far parte anche Altea, e infine si è aggiunto anche Francesco. E in pratica abbiamo ideato un esperimento che si occupasse appunto di trovare una sorta di approcciarci al problema della radiazione spaziale, che è uno dei problemi principali per il viaggio diciamo interplanetario, se pensiamo di espandere l'umanità nello spazio. E abbiamo realizzato un'idea di esperimento che fortunatamente è stata apprezzata, quindi siamo stati selezionati tra i diversi studenti, tra i 15 finalisti. Siamo andati a Bangalore in India. Abbiamo avuto la, diciamo, fortuna di vincere il primo premio e quindi adesso avremo l'opportunità di inviare questo esperimento direttamente sul suolo lunare. Invito a lasciare la parola al più piccolo del team, Mattia, che ha solo 17 anni, che vorrebbe dire qualche parola in più sull'esperimento. Sì, l'esperimento in realtà è concettualmente semplice. Come diceva Dario, il concetto principale è quello di trovare una soluzione al problema delle radiazioni, perché se pensiamo alle missioni che già si sono spinte sulla Luna negli anni 60 e 70, durante queste missioni il rischio radiazione era un rischio molto elevato. Fortunatamente il periodo di stazionamento sulla Luna era di solo 3 giorni, quindi non vi era molto pericolo, almeno per lungo termine. Ma quando adesso pensiamo che in questo periodo, dove si sente molto spesso parlare di SpaceX, delle missioni che si stanno approcciando verso lo spazio di nuovo, la NASA che vuole andare su Marte, parliamo di missioni che durano dagli 8 mesi fino ai 3 anni, quindi si tratta di tempi molto lunghi e lo spazio è un ambiente molto pericoloso. Il problema delle radiazioni, di cui Francesco si è occupato in quanto fisico teorico, si è occupato anche di interazione tra le radiazioni e lo scudo che abbiamo ideato, va affrontato in una qualche maniera. Noi abbiamo pensato all'utilizzo di quella che è la biomassa come possibile schermo per le radiazioni, poiché in realtà la biomassa già di per sé ha caratteristiche molto importanti. Non so se avete mai sentito parlare di quella chiamata spirulina o della clorella, che generalmente viene venduta come integratore alimentare, perché è un alimento molto ricco di proteine e di omega 3, quindi è importante per l'alimentazione. E già le agenzie spaziali lo hanno valutato per missioni verso lo spazio profondo. L'idea è stata quella, poiché la biomassa in generale potenzialmente ha queste caratteristiche,
assorbe la CO2 prodotta dagli astronauti, produce ossigeno, è una risorsa alimentare, perché non provare a vedere se è dimostrabile che schermi anche dalle radiazioni? E quindi abbiamo sviluppato un concept di esperimento di cui ci siamo occupati del L'importante è specificare che è stato completamente autofinanziato, quindi ci teniamo a dirlo. Abbiamo forse speso 200-300-400 euro per fare il prototipo. Abbiamo fatto un prodotto in stampa 3D di questo oggetto, che ha le dimensioni di una lattina di Coca-Cola. E quindi è iniziato come un gioco, possiamo dirlo, Sì, perché per eravamo divertimento. praticamente eravamo in agosto, dove non c'era anima viva. Abbiamo svegliato qualche professore universitario dalla sedia a sdraio per darci Darci una una mano, e mano. ci sono stati anche, ci hanno felicemente dato una mano. Abbiamo sviluppato quello che era un concept di esperimento. Non avevamo molte speranze perché 3.200 team da 50 paesi diversi, Stati Uniti, Perù, era statisticamente improbabile, però ci siamo divertiti Siamo intanto. divertiti, e tra l'altro noi siamo tutti studenti, non ci siamo ancora laureati, però abbiamo trovato comunque il Io nemmeno supporto. diplomato ancora, Lui è quindi. licenza. Figurati Però che farai dopo. è stato molto divertente perché abbiamo trovato appunto il supporto anche dei professori e personalità, dalle forti capacità tecniche proprio che ci hanno anche aiutato, indirizzato su certi aspetti dell'esperimento. Io e lui siamo studenti della Federico II, ingegnere aerospaziale, fisica teorica, lui è studente di liceo. Matteo, puoi dirlo tu, visto che Io ne hai sono parlato studente della Mitel di Caserta di Scienze Biologiche. proprio. Quindi questa è stata la nostra esperienza e speriamo di riuscire a mandare questo esperimento sulla Luna e di poter essere, speriamo, il primo esperimento europeo fatto da studenti, ma anche Sulla superficie. sulla superficie lunare. Comunque la vostra storia somiglia molto a quella di La loro storia somiglia molto a quella di Luigi Giuda Io dico sempre, e somiglia molto a quella di Luigi Giuda. che quando si hanno delle radici forti, si è più competitivi nel mondo moderno, nel mondo di oggi, soprattutto nel mondo del lavoro, che è veramente un inferno lì fuori. Vi troverete a combattere poi quando uscirete Abbiamo dall'università già avuto qualche e ne esperienza. avete già avuto qualche Vabbè, ma esperienza. voi avete vinto su Però tanti. siete la dimostrazione del fatto che quando queste radici si conoscono, ed è per questo che noi le andiamo a raccontare, per farle riscoprire a ragazzi come voi, e ragazzi anche più piccoli, abbiamo fatto interventi in istituti di terza media, ovviamente solo alle terze, poi pian piano liceo, eccetera, per fargli conoscere questa storia. Perché se i ragazzi conoscono questa storia, sono più forti, perché interiorizzano queste radici e sanno che possono partire da un livello più alto, perché il passato è dentro di loro, la storia li può accompagnare. Si portano dietro, come diceva Claudio, questa tradizione, queste intuizioni.